Pronto? Allo, collocamento. Ah, sei tu. Dimmi, dove stai? È già finito, Senti, per il lavoro ho già sistemato tutto, sì. Sì, un posto fisso come quando è calcio comunale. Devi comprare un libro di ornitologia. No, di ornitologia. È un libro sugli uccelli. E non fare il volgare! Ti preoccupare che ci penso io. Domani mattina devi andare dall'esame al comune. Sì, domani mattina. Vabbè. Ciao, Ciao. Scusi, ho preferito mischiare, diciamo, un po' di caccia e un po' di pesca. Non sapevo bene. Caccia normale, caccia piccola, caccia grossa, caccia d'elefante. C'è l'acqua, l'ha visto. 8 milioni di bogliette, vinceremo. Non faccia lo spiritoso e si secca. Sì. Mi manda mio cugino Gaetano. Chi? Mio cugino Gaetano. Non conosco nessun Gaetano. Ma scusi, lei non è la signora Branzoletti? No, io sostituisco la signora Branzoletti. Vabbè, ma sono lo stesso. E odio i raccomandati. Dunque, secondo le nuove disposizioni di legge, per esercitare come guardiacaccia lei deve rispondere ad alcuni brevi quiz di ornitologia per valutare la sua conoscenza sulla fauna da salvare. Sì, insomma, roba... Ha 10 secondi per dirmi a quale specie, sottospecie e famiglia appartiene questo esemplare e come si chiama. Stia fermo con le mani. E risponda. Ma scusi, io così vedo solo il culo dell'uccello. La coda, prego. Uscire la coda, c'è. Voglio aiutarla. Si tratta di uno stanziale. Ah, è stanziale. Questo è importante. Dunque, stanziale vuol dire che è un uccello che entrando nella stanza, nel corridoio, entrando alla cucina, un uccello domestico. Si sbrighi, prego. Oh, non mi può far vedere il becco? No. L'ala? No. Sa perché? Perché dalle nostre parti ancora gli uccelli. No, noi li vediamo tutti, no? Becco, la coda. Le sue considerazioni sugli uccelli non sono pertinenti. Mi dica come si chiama. L'uccello del prete. Uccellus pretorum, scherzoso, che questo è l'uccello che è della sottospecie dei Spidocchiamendus maialorum. Spidocchi di maiale quando c'hanno grasso. Ha sbagliato. Si tratta di un Canaris argenteus italicus telorentis. Ah, De Laurentiis, Dinus, della famiglia dei migratori che vanno in America, poi vanno a Londra e poi vengono in Italia. No. Signora, senta, per cortesia. Signorina, prego. Signorina, scusi. Io ho famiglia, mi aiuta. Lei mi sta facendo le domande, mi scoppia la gamba a me. Io devo lavorare, sa? Io non capisco queste cose. Va bene. Le concederò un'ultima possibilità. Grazie. Questi due piccoli volatili sono della stessa specie, della stessa sottospecie, ma di due famiglie differenti. In 10 secondi mi dica come si chiamano. Sì, ma sempre di cu... Di coda, prego. C'è uno che c'è il sottocoda in via Mete, rosso. Provate a mettere un po' d'unguento, povera bestiola. Risponda. Sì, un momento, scusi, che non vedo. Stia fermo con i miei occhiali. 5 secondi. 4 secondi. 3 secondi. Ma cosa sta facendo? La cuffia, non sento molto. 2 secondi. Secondi. Aspetta, che questo è Saltimbeccus alla Romanus. Il tempo sta per scadere. Incrociatorus Indotec. È scaduto il tempo. Bene. Tutto è bene quel che finisce bene e una meno, lava. Si accomodi, prego. Grazie tante, lei è veramente gentile. Quanto mi daranno di stipendi, lo sa? Mi hanno promosso? Lei è bocciato. Come bocciato? Bocciato. Io ho famiglia, signora, lei mi deve aiutare. Per quel che mi concerne, lei può anche morire di fame. Ed ora, prego. Un momento. Come si chiama lei? La visca ci ha ripetuto, ma promosso? No! Devo cancellare il suo nome dall'elenco. Come si chiama? Indovini un po'? C'ha 10 secondi. Nome, cognome e codice fiscale.